Banca Popolare di Prato a gonfie vele la prima settimana di raccolta del capitale. Per costituire la banca vera e propria, il comitato dovrà raccogliere 10 milioni di euro entro il 24 novembre del 2014. Oltre le aspettative, il comitato promotore della Banca Popolare di Prato tira le somme della prima settimana di raccolta di capitale e sorride. Top secret l'ammontare, ma il giudizio è decisamente positivo. A una decina di giorni dal via libera di Consob, la nuova banca è in marcia verso il traguardo di 10 milioni da mettere insieme entro il 24 novembre del 2014. Da lì in poi il percorso di costituzione vera e propria della Popolare di Prato, percorso che potrà cominciare anche in anticipo alla soglia di 12 milioni. L'apertura del primo sportello sembra comunque cosa fatta. Lo dimostra l'entusiasmo non soltanto del comitato promotore, ma anche dei tanti pratesi che spontaneamente si sono presentati per sottoscrivere l'acquisto di quote, pacchetto minimo 2.500 euro. Su bancadiprato.it tutte le informazioni. Se la raccolta del capitale è di 10 milioni di euro e che diviso 52 settimane fa circa 192.000 euro a settimana, possiamo dirvi e anticipare di essere assolutamente soddisfatti di questa prima settimana di raccolta. Per legge è previsto che la Banca Popolare raccolga una quota minima di 2.500 euro a persona, invece le persone che ci hanno contattato sono state più generose. Nessun socio che abbia anche sottoscritto la previsione deve versare nemmeno un euro fin tanto che non sarà chiusa l'iter di raccolta. L'iter di raccolta si chiude esclusivamente il 24 novembre 2014. Tanti vantaggi per i soci della Popolare di Prato: conto corrente, bancomat e carta di credito a costo zero, bonifici senza spese di commissione, solo per citarne alcuni. In più, una banca che si può davvero toccare con mano perché del e sul territorio. Insomma, credito a chilometro zero. Vantaggi anche per la comunità: una percentuale degli utili sarà devoluta ogni anno a iniziative socioculturali.